Questo video lo chiamerò Come diventare un buon videomaker. Salve a tutti, io sono Alessandro e questo video lo sto girando perché per anni mi sono sentito dire una frase che è sempre particolarmente fastidiosa. Tutti sapete che ho iniziato con la fotografia e che come macchina, prima macchina che comprai mia personale, ho acquistato una Canon EOS 1D Mark II. Ogni volta che cacciavo la macchina fotografica mi veniva detto: vabbè, ma tanto le tue foto sono sempre buone perché l'attrezzatura è buona. Non è così. Chi mi conosce sa che io generalmente giro tutti i miei video con la Canon EOS M nel caso dei vlog per YouTube e con una 60D per i video esterni. Sì, una 60D, una macchina che ormai dovrebbe avere 5-6 anni circa. Eppure, secondo me ancora basta, perché l'importante non deve essere sempre e comunque l'attrezzatura. E da qui il titolo, Come diventare un buon videomaker. Perché la gente non capisce che ci sono altre cose prima dell'attrezzatura. Tante altre cose. Esattamente la base deve essere sempre e comunque l'idea di fondo, perché se noi vogliamo girare qualcosa ma l'idea di fondo è debole, tutto il resto crollerà. Potremmo avere i migliori attori, la migliore attrezzatura, il miglior computer, ma comunque ciò che andremo a girare non sarà buono. Ma come si fa se si vuole creare un'idea valida? Purtroppo per questo non c'è una formula certa, perché ovviamente per avere un'idea valida bisogna interpretare ciò che il pubblico vuole, bisogna capire come svilupparla al meglio e non essere sempre esagerati. Quindi, volete diventare dei buoni videomaker? Perfetto! Smettetela di cercare a tutti i costi la migliore attrezzatura al mondo. Iniziate a pensare alle idee che potrebbero effettivamente piacere. Questo video è stato molto breve, io spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia anche ispirato, lo spero vivamente. E mi raccomando, scrivete nei commenti qua sotto che cosa ne pensate, oltre a commentare, mi raccomando, condividete, lasciatemi un like, visitate i link che stanno sotto in descrizione e non resta che dirci a un prossimo video.